Situazione tipo, io torno a casa stanco dal lavoro e con poca voglia di cucinare. Ma per cena arrivano gli amici con la solita fame da lupi. E allora che si fa? Solo 5 minuti e prepariamo una torta salata. Sigla! Facci mambresse. Il forno è già acceso, vediamo subito gli ingredienti. Farina di mandorle, latte, uova, pepe, farina, pomodori secchi sott'olio, lievito per torte salate, sale, scamorza e prosciutto cotto. E comincio da quest'ultimo tagliandolo a cubetti piccoli piccoli. Faccio prima delle listarelle sottili, circa 3-4 mm. Se uno o più di questi ingredienti non sono di tuo gradimento, nessun problema, sostituiscili e per una versione vegetariana, piselli, zucchine, melanzane, pomodori, quelle che vuoi tu. E giù in ciotola. Passiamo al formaggio. E da queste, come prima, ottengo le listarelle. E via di cubetti. Via in ciotola. E infine i pomodorini, li taglio e anche questi insieme agli altri ingredienti. Continuiamo, prendo una bella ciotola e ci metto le farine, cominciamo dalla 00. Poi la farina di mandorle, che è l'ingrediente protagonista della torta 5 minuti, anche nella sua versione dolce, che è quella più famosa. Dove la trovi? Ovviamente su Giallo Zafferano. Poi lievito per torte salate. E inizio a mescolare. E ora verso il latte a filo. Nel frattempo però mescolo con la frusta. È il turno delle uova. Le aggiungo una per volta, in questo modo non si formano i grumi. L'ultimo uovo. Aggiungiamo un po' di sale. E infine una bella macinata di pepe. Completo aggiungendo i cubetti. Mescolo bene tutto. Do un'ultima rimestata e poi posso versare nella tortiera da 18 cm che ho già imburrato e infarinato. Ruotiamo il ruoto, così da livellare la superficie. Oh, 5 minuti giusti, finalmente la torta può andare a cuocere in forno preriscaldato in modalità statica a 180 gradi per 30 minuti. E nel frattempo io vado a mettere a posto e a preparare la tavola. Un rustico davvero interessante, semplice, veloce, da 5 minuti insomma. Il beveraggio è fresco, la torta a 5 minuti salata è pronta, ma gli amici arrostano. Questa ricetta ti ha messo appetito? Cucinala anche tu e poi fammi sapere.